Tutto pronto al Laghetto del Sole per il 25esimo Winter Bikers, il raduno degli appassionati del motociclismo che da anni raccoglie a Faenza motociclisti da ogni parte d'Italia ed Europa. Giovani, meno giovani, uomini, donne e famiglie, da stasera si ritroveranno a Faenza per trascorrere insieme 3 giorni in quella che viene considerata una grande famiglia. Abbiamo serate con spettacoli musicali, abbiamo stand con piedine, farcite di ogni tutto di più, grapperia, birreria, bar e ristorazione con pizzeria, quindi per mangiare non c'è problema. Dormire, abbiamo allestito dei locali sciacopelisti per chi non vuole piantarsi la tenda, c'è un bellissimo campeggio per chi vuole piantare la tenda, ha possibilità, chi vuole dormire nel tendone può dormire nel tendone, quindi il motociclista è al riparo. L'organizzazione comincia già da mesi addietro, quindi sono 6 mesi che stiamo organizzando questo 25esimo, stiamo cercando di fare qualcosa di speciale, abbiamo preso una forma intera di parmigiano di 25 mesi, visto che è il 25esimo, da offrire a tutti i partecipanti, stiamo facendo dei gadget all'ingresso come regalo, speriamo che vengano in tanti, abbiamo il vin brûlé per i 2 giorni, sempre caldo, offerto sempre anche qua da noi, e abbiamo un gruppo che viene dalla Germania, Desperados, il sabato sera. Abbiamo i K48 e Zavai che ci seguono da 25 anni che suonano stasera. Da bravi romagnoli avete organizzato anche una visita al team Gresini. Mi sembra il minimo visto che è un team di casa, e quindi domani mattina facciamo una gita, andiamo a trovare il team che ci aprono le porte, ci faranno vedere come funziona un team di moto da MotoGP, più altri team vari che sono satelliti lì attorno, e poi dopodiché andremo a fare un aperitivo al Trilli Bar che rimane lì a 1 chilometro, che ci offre l'aperitivo. Come mai organizzare il raduno all'inizio di gennaio? Il nome già lo spiega, ma come mai? Perché siamo dei winter biker, cioè, è proprio, non c'è tanto di più. Winter biker ha il suo motto che dice che il problema dell'estate è che il motociclista si confonde con chi ha la moto, per cui abbiamo sempre detto che il raduno vero e proprio dei winter bikers va fatto in inverno, all'inizio dell'anno, perché gennaio di solito è il mese più freddo. È una passione che condividiamo tutti insieme, di viaggiare nel freddo. Infatti abbiamo avuto uno dei nostri soci che è partito il 5 dicembre, è tornato ieri sera, che era il 7, che è stato a Capo Nord a Natale e San Pietroburgo a Capodanno. Quindi vuol dire che chi ci segue ha la passione per girare in moto in tutta la, diciamo in tutte le stagioni, perché poi non è che d'estate non si gira, però se dobbiamo decidere in che periodo farci qualche viaggio, come andare a raduno in Germania, agli elefanti, e cosa è, scegliamo il periodo invernale perché ci si addice di più a noi. Poi è un po' una passione che condividiamo tutti insieme. Ultima domanda, chi viene al raduno? Da dove vengono? Vengono da tutta Italia, da Germania, Austria, Croazia, Slovenia. Abbiamo un amico dall'Inghilterra, quindi un po' da ovunque. Poi chi viene? Viene chi ci vuol venire, ma per lo più sono tutti amici, quasi li conosciamo praticamente quasi tutti. Se non io, lui o tutti gli altri 90 del motoclub, qualcuno che viene qua lo conosciamo, quindi è proprio una festa tra amici. Ed è il suo bello, e forse per quello che d'inverno viene più bella, perché sono i più veri, sono quelle feste dove ci va chi ci vuole andare veramente, non per farsi un giro, ma perché ci vuole andare. Federico Lega per Faenza Web TV.